Quello che probabilmente, sia pure dopo qualche patema pomeridiano, anzi certamente a questo punto, è uno dei due al ballottaggio che si contenderanno la poltrona del Campidoglio, ovvero il candidato sindaco di Roma del PD, l'ex ministro dell'economia Gualtieri. A te la linea, Alessandra. Sì, io vado subito a domani, visto che poco fa ha detto da domani ci buttiamo nella campagna elettorale, e quindi vado subito al tema dei temi delle alleanze, nel senso, a questo punto avrà bisogno, è arrivato al ballottaggio, avrà bisogno di tutti i voti, quindi dovrà convincere Conte a perorare la causa presso il Movimento 5 Stelle, parlerà anche a Calenda, come funzionerà? C'è subito un accordo da fare? Intanto noi siamo molto soddisfatti di essere al ballottaggio, siamo fiduciosi che la nostra proposta politica è la più forte, la più adeguata a rilanciare Roma, quindi con fiducia ma anche con grande umiltà ci rivolgeremo, come io ho sempre detto, a tutte le romane, a tutti i romani, quindi a partire naturalmente dagli elettori di Virginia Raggi e di Carlo Calenda, chiedendo loro di sostenerci al ballottaggio perché la nostra proposta politica è più forte e crediamo che la mia candidatura, il programma che presentiamo sia il più adeguato a una grande capitale europea. E quindi con grande umiltà ma anche con grande determinazione, grande fiducia, anche perché oggi il dato del Collegio Prima Valle, che un po' dove c'è stato uno schema bipolare, ci ha visti vincenti in una zona dove tradizionalmente invece nell'ultimo periodo avevamo perso il collegio, eravamo quindi anche in un quartiere di periferia, abbiamo vinto una specie di secondo turno anticipato. Questo vuol dire parlare agli elettori, ma non anche, perché voglio dire, comunque il PD in alcuni luoghi, in alcuni capoluoghi come Napoli per esempio, si è presentato in alleanza con il Movimento 5 Stelle, lì sono state delle vittorie, una vittoria forte per esempio, quindi lei comunque farà anche un appello ai leader o un accordo con i leader o parlerà solo agli elettorati? No, ma io mi rivolgerò a tutti naturalmente, anche ai leader. Non faremo gli apparentamenti, ma questo l'abbiamo già detto, ma è una cosa diversa. Noi chiaramente ci rivolgeremo agli elettori e anche ai loro leader. Gualtieri, le faccio vedere il suo avversario. Se lei è d'accordo, perché è arrivato adesso a sua volta nel comitato elettorale, sta sottoponendosi alle foto di rito. Abbiamo tempo quindi per un'ultima domanda di Alessandra a lei e poi sentiremo anche l'altra campana in vista del ballottaggio. Prego. Allora, l'ultima domanda riguarda il fatto che comunque sembra, almeno ancora tutti i dati da completare, però a questo punto, che Fratelli d'Italia sia comunque primo partito a Roma. Ma i dati sono ancora molto iniziali, mi sembra, sulle liste, quindi io inviterei la prudenza per avere i dettagli. L'unica cosa certa, mi sembra poter dire, è che ci sarà un ballottaggio tra me e Enrico Michetti e che abbiamo vinto il collegio di Prima Valle. Queste sono le cose certe, per il resto aspettiamo i dati più consolidati e vedremo, ma insomma penso che i dati faranno vedere che la nostra coalizione... Risultato che rafforza il governo Draghi? Sì, certo, come ha detto Enrico Letta, questa tornata amministrativa rafforza il governo Draghi e rafforza la prospettiva democratica, europeista e progressista, anche di un centrosinistra che vince, di uno schieramento che può insomma considerarsi molto molto soddisfatto di questo risultato e quindi che consolida anche un ruolo, una funzione nelle città e più in generale di perno e di garante dello sviluppo del paese, della sua collocazione europea, di politiche anche importanti di crescita ma anche di solidarietà, di transizione ecologica, attenzione ai giovani e alle donne, insomma diciamo è un risultato molto importante. Noi poi a noi sarà nelle città anche di svolgere un ruolo di governo adeguato su questi temi. Grazie Alessandra. Andiamo subito a sentire Michetti. Scusate, buonasera Gualtieri.